Fiera Internazionale del Bovino da Latte di Cremona, edizione 2018. Siamo qui in compagnia del professor Erminio Trevisi. Il professor Trevisi è un professore dell'Università Cattolica di Piacenza, ma, ed è questo il motivo per cui li abbiamo invitato a questa intervista, è il presidente della CERZO, che è il Centro di Ricerche Zootecniche e Ambiente, di cui poi ci parlerà. È un, al di là dell'attività didattica, che non è necessario neanche presentare, abbastanza intensa sul metabolismo, la nutrizione del bovino da latte, appunto è il presidente di questo centro di ricerche. Vorrei chiedere al professor Trevisi qual è la missione di questo centro di ricerca e quali sono i progetti, diciamo, a cui avete dato la priorità. Allora, il centro di ricerca CERZO è un centro che nasce dall'azienda che è stata acquisita dall'Università Cattolica parecchi anni fa e che recentemente è stato trasformato in una società a responsabilità limitata e ovviamente è l'azienda di riferimento dell'università. La mission, che è cambiata un po' nel tempo anche grazie ad un finanziamento della Fondazione Invernizzi, è quella appunto di realizzare un'azienda sostenibile nella filiera della produzione del latte, ovviamente essendo nella pianura padana, per la produzione del latte bovino. Quindi l'azienda si compone di una superficie che progressivamente verrà trasformata con lavorazione minima, o abbiamo già da alcuni anni 3,5 ettari, senza nessun tipo di lavorazione, con degli impianti di agricoltura di precisione molto avanzati, per cercare appunto di produrre nel modo più sostenibile possibile. Nel campo invece delle produzioni animali, ovviamente rafforzeremo la produzione del latte per poter svolgere le ricerche in campo fisiologico fino alla trasformazione casearia, con la realizzazione di una nuova stalla. Ovviamente questo grazie al contributo della Fondazione Invernizzi, senza la quale non sarebbe stato possibile fare un progetto di queste dimensioni. La progettazione è in fase avanzata, contiamo di iniziare i lavori l'anno prossimo, e diciamo che l'attività consisterà anche poi nel realizzare una serie di prove a livello fisiologico nutrizionale in un modo molto più puntuale, arrivando a controllare l'ingestione degli animali insieme a tutti i parametri di fisiologia che normalmente facciamo, ma su un numero di animali decisamente superiore a quello che attualmente riusciamo a garantire con delle strutture che già l'università utilizza, ma che hanno una capienza decisamente limitata. L'ultima fase del progetto sarà quella di poter arrivare anche a fare una sperimentazione e delle ricerche approfondite sulla trasformazione casearia, perché ovviamente i finanziamenti ce lo consentiranno, avremo anche un mini caseificio aziendale. Speriamo che questi finanziamenti verranno, professore, perché il nostro paese ha bisogno di continuare a credere nella ricerca, o meglio, non continuare, ma forse iniziare a credere ancora di più nella ricerca. Se non c'è ricerca non c'è sviluppo e per noi questo è di fondamentale importanza. Vi seguiremo molto, ci riteniamo invitati all'inaugurazione del nuovo centro di ricerca e sorveglieremo molto le vostre attività. Grazie professore. Grazie per l'intervista.